Bene, siamo arrivati alla svolta, alla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Bombassa, bombassa, bombassa. La conferenza stampa di Giuseppe Conte cosa profila? Profila, diciamo, sgombra il campo da quella che può essere un'avversità dei 5 Stelle, quindi prende in mano quello che era l'eredità dei 5 Stelle in versione trade union col PD, anche perché il PD senza Conte non va da nessuna parte. Comunque, quindi Conte come trade union in appoggio anche lui a Draghi, quindi non volta le spalle a Draghi, quindi anche lo stesso presidente incaricato tira un sospiro di sollievo. E niente, il peso politico di Conte permane, perché comunque sarà l'ago della bilancia, 5 Stelle ha la maggioranza relativa, c'è il Senato che alla Camera hanno una maggioranza schiacciante, 5 Stelle. E niente, per quanto riguarda la cornice di questo nuovo governo, sarà un governo secondo me, con dei punti, degli obiettivi chiari di responsabilità istituzionale, in una cornice di fondo dove i partiti dovranno farsi da parte inevitabilmente. Sì, ci saranno dei ministri politici, però comunque sia sulle tematiche scottanti che possono essere immigrazione, possono essere flat tax, possono essere reddito di cittadinanza, dovranno trovare un accordo e fare una politica di mediazione. In questo Draghi dovrà essere lungimirante, però si prospettano anche personalità di calibro che possano anche guidare l'esecutivo in una parziale contrapposizione con i partiti stessi, che però, diciamo, questo equilibrio, questo delicato equilibrio istituzionale, come ha affermato il Capo dello Stato, possa garantire in una continuità legislativa in un periodo d'emergenza.